la decisione è stata presa, i fondi che erano in un conto vincolato sono già stati sbloccati per essere versati ai nostri comuni, quindi un altro fatto concreto che va nella direzione di tutelare gli interessi legittimi del nostro territorio, che possiamo dire di avere consegnato grazie anche al nostro lavoro. Ecco, quanti soldi quindi arriveranno ai comuni di confine? Tutti quelli previsti, tutte le risorse che erano state congelate verranno integralmente sbloccate. E devo dire, ho anche sottolineato al consigliere Borradori quanto sia importante che il Ticino non ripensi più a iniziative di questo tipo. Noi lavoriamo tutti nell'interesse di migliorare le relazioni trasfrontaliere, il Ticino, lo abbiamo sempre detto, aveva delle ragioni per criticare alcune posizioni del governo nazionale. Vogliamo che queste posizioni vengano modificate, la ripresa di un tavolo di trattativa è il modo giusto, come abbiamo sempre detto, per risolvere questi problemi, ma adesso bisognerà evitare che forzature sugli accordi internazionali in futuro rimettano in discussione una collaborazione positiva. Beh, noi non abbiamo mai smesso di lavorare, né io personalmente né tutta la Regione, a cominciare dal Presidente Formigoni, perché si arrivasse a questo risultato. Anche l'iniziativa dell'incontro con i comuni andava in questa direzione. Diciamo che siamo stati talmente tempestivi che abbiamo convocato i comuni proprio il giorno in cui il problema si è risolto.